domani alle 18 per il tavolo di Fincantieri, diciamo una convocazione, diciamo voi parteciperete a questo accordo, parteciperete a questo tavolo oppure no, e chi partecipa? Ma intanto andrà a tavolo nazionale, partecipano le tre segreterie generali e tre responsabili di settore, perché non si discute solo delle problematiche riferite a SEST, ma si discute da Fincantieri in termini generali. Qual è questa differenziazione tra la FIM, la WILM e la FIOM? Diciamo che voi, secondo i delegati FIOM, non siete andati neanche a presentare questo accordo ai lavoratori. Ma su questa vicenda c'è stata molta demagogia e disinformazione. Intanto noi partiamo da una prima considerazione. Noi abbiamo fatto l'accordo, che è un accordo a tre, quindi Ministero, Organizzazione Sindacale e Fincantieri, perché avevamo l'esigenza di mettere in sicurezza Fincantieri. Quindi noi abbiamo fatto una duplice operazione, abbiamo accettato la sfida della Fincantieri, in quanto abbiamo messo in sicurezza 8 siti produttivi, quindi in questo paese non chiuderà nessun cantiere produttivo degli 8 siti in cui è presente Fincantieri. La seconda questione è che abbiamo salvaguardato l'occupazione, quindi nessun lavoratore sarà licenziato. Perché abbiamo dovuto fare questo? Per due semplici ragioni. Prima, perché c'è la necessità, dato che l'asticella della ripresa produttiva si sposta da qui al 2014, abbiamo la necessità di rendere competitivi i cantieri, di renderli efficienti, di rendere produttivi, di fare un'operazione anche di una politica di prezzi, perché alla ripresa del mercato la Fincantieri possa presentarsi con le carte in regola. Se non si fa questa cosa, ovviamente il sistema implode, ma imploderebbe anche rispetto al fatto che, dato che non è prevista nessuna chiusura produttiva e già oggi abbiamo 3.600 lavoratori che sono scarichi di lavoro, c'è la necessità anche di riequilibrare gli organici, no, alla capacità produttiva del nuovo mercato, che sarà il 50% in meno rispetto alle 16 navi che si costruivano nel mondo prima della crisi. Tra l'altro sono cose che abbiamo già fatto, ovviamente qualche organizzazione sindacale lì è stata a cuccia, no? Abbiamo fatto con Alenia recentemente, l'abbiamo fatto con Ansaldo Trasporto, l'abbiamo fatto con Aersa e Serex, quindi le stesse vicende di processi di riorganizzazione industriale con eccedenze che abbiamo accompagnato volontariamente i lavoratori alle pensioni attraverso incentivi volontari.